Buongiorno amici di Trinacria News, oggi siamo con la donna più bella d'Italia, Giusy Buscemi, e siciliana doc. Ringraziamo Giusy Buscemi per aver accettato la nostra intervista. E allora, signora Buscemi, le faccio subito la domanda. Insomma, lei è la nona siciliana a diventare Miss Italia. Qualcuno ha detto che le donne più belle vengono dalla Sicilia. Si esagera o secondo lei c'è qualcosa di vero? Orgoglioso della mia terra, quindi secondo me magari ci sarà qualcosa di vero. Poi le donne siciliane, le miss siciliane sono sempre ricordate dalla Miriam Leone a Davanti a Francesca Villeni, quindi un motivo ci sarà. Sì, ma ci dica che effetto fa tenere quella corona sopra la testa? Beh, ovviamente sono felicissima, onoratissima di aver ricevuto appunto questa corona, ma è anche una grande responsabilità. Quindi devo dare sempre il massimo e impegnarmi per meritare ogni giorno questo titolo. Perfetto, insomma, lei, noi sappiamo tutti che lei è di Menfi, una cittadina, una piccola cittadina siciliana, sicuramente sarà l'orgoglio di questa cittadina. Tra l'altro, lei come Steve Buscemi, potrebbe, perché no, ricevere le chiavi della città, tra l'altro siete imparentati, sappiamo. Sì, siamo lontani parenti, anche perché lui non vive a Menfi, però da piccolo abitava, quindi i nonni sono originari di Menfi e quindi sì. Quindi ha avuto pure modo di conoscerlo, se non sbaglio. No, peccato ancora no, ma magari ci sarà l'occasione e quindi speriamo. Fra l'altro lui sta facendo sta facendo Boardwalk Empire, che è una serie TV in collaborazione con Sky. Magari le piacerebbe lavorare un giorno in una serie TV Ma come guardi, quella. tantissimo, tanti giornali infatti hanno scritto Steve, adesso portami a Hollywood, come se quindi l'avessi detto io. E quindi magari mi potrebbe portare fortuna un giorno, chissà, lavorare insieme, sarebbe bello. Certo, quindi abbiamo aperto un argomento che insomma è molto delicato e a lei sta a cuore, che è il cinema. Ma ci parli di questa passione del cinema che lei ha? Guarda, io ho sempre sognato il mondo della recitazione, adesso però lo vedo con occhi, lo vedo più vicino a me, quindi mi è sempre piaciuto recitare, ho sempre provato una sorta di ammirazione per questo mondo. Ovviamente ancora dovrò studiare sia dizione che recitazione, però penso che sia la mia strada e quindi magari Miss Italia sicuramente mi aiuterà tantissimo. Non vedo l'ora di iniziare a fare recitazione, appunto. Poi mi piace il cinema, in particolare quello drammatico, perché io adoro tantissimo l'attrice Charlize Theron, che è il mio modello, appunto, il mio idolo di attrice e come attrice, quindi magari mi piacerebbe un giorno diventare come lei. Sogno un po' troppo, però chi lo sa. Sì. Vabbè, sognare le ha portato a vincere la corona per Miss Italia, infatti. Infatti, il sogno e soprattutto la determinazione, perché ho sempre sognato sì, ma voluto partecipare sin da piccola al concorso di Miss Italia, quindi ci è voluta anche determinazione. Ma secondo lei, perché insomma noi sappiamo che la vita cambia da un giorno all'altro dopo che appunto succedono questi avvenimenti, ma ci vuole veramente un carattere forte per sopportare tutti questi cambiamenti o è davvero semplice partecipare a tutti i concorsi? Mamma, non è per nulla semplice abituarsi insomma a questi cambiamenti, anche perché in me c'è stata una rivoluzione, ho cambiato completamente la mia vita, nel senso che adesso mi ritrovo tutti i giorni a viaggiare in giro per l'Italia, anche per il mondo, e quindi ci vuole un po' di forza anche per superare, per cambiare. Ovviamente è un cambiamento positivo perché poi ho tantissime riconoscenze, tantissimi privilegi, mi piace tantissimo che camminando per strada la gente magari mi riconosce, vuole fare delle foto con me, degli autografi, e quindi ci vuole l'uno e l'altro. Perfetto, noi a inizio intervista dicevamo siciliana doc, ma signorina Buscemi, lei sarebbe pronta a tutto pur di avere, ecco, dico una casa nella romanticissima Parigi perché appunto lei si sta dirigendo verso Parigi, pur di rinunciare alle origini?
No, assolutamente, le origini non si dimenticano mai. Infatti io sono molto attaccata alla mia terra e cerco sempre di citarla quando posso. Quindi mi piacerebbe anche esaltare quelli che sono i pregi del mio territorio, magari anche in posti più lontani. Ma ora ci dica, molti ci hanno chiesto, perché appunto abbiamo detto, ribadiamo, la vita cambia, io le voglio chiedere, ma lei continuerà ad insegnare catechismo ora a Menfi? Ma purtroppo mi piacerebbe tantissimo, ma purtroppo non posso farlo per problemi appunto di tempo, anche perché quest'anno sarei molto impegnata. Non l'avrei potuto fare comunque perché mi sarei trasferita per l'università e quindi avrei dovuto interrompere, però ovviamente seguirò lo stesso i miei bambini da lontano, che tra Benissimo. l'altro si fanno sentire in questi giorni, sono molto contenti per me e quindi di seguire da lontano. Benissimo. Allora, prima di salutarla, io le voglio fare l'ultima domanda, una domanda schietta, così lei ci dice quali sono i suoi programmi futuri in generale. Ma programmi futuri in generale, adesso Parigi e quindi per il Salone Internazionale dell'Auto, per la Fiat. Poi ovviamente dovrò lavorare con i vari sponsor del concorso, per gli abiti, sugli anici, insomma, a casa Baracchini. E quindi avrò questi impegni con gli sponsor. Poi come altri programmi dovremo fare il calendario per il nuovo anno e quindi questo sarà una bella cosa. Poi ci saranno altri impegni, insomma, si viaggerà e quindi dovrei studiare recitazione, ovviamente come ho detto, dizione, anche perché vorrei tanto che questo fosse poi il mio sbocco professionale. Perfetto, benissimo. Allora Trinacria News sicuramente le augura il massimo e le fa un in bocca al lupo per tutta quella che sarà la sua carriera e la ringrazia nuovamente per aver accettato questa nostra intervista. Grazie Crepi il lupo, grazie per l'invito. a lei.